Il superlativo, sia dell'aggettivo sia dell'avverbio, può, a seconda del contesto, assumere il valore di superlativo relativo o di superlativo assoluto. Ritorniamo al momento del racconto in cui Cesare esorta Labieno ad essere strenuissimus omnium, il più forte, il più coraggioso di tutti. In questo caso, strenuissimus è un superlativo relativo, perché indica il massimo grado della qualità all'interno di un ambito specificato. L'ambito è costituito da omnes, qui al genitivo plurale omnium, da tutti, cioè dall'insieme dell'esercito al seguito di Cesare in Gallia. L'ambito è espresso dal complemento partitivo, un complemento indiretto che indica l'insieme all'interno del quale si trova l'elemento di cui si parla. Nel superlativo relativo, il partitivo indica l'insieme di persone, di animali o cose di cui si considera una parte, che fa da termine di riferimento per il confronto istituito dal superlativo stesso. Un superlativo relativo è dunque sempre accompagnato da un complemento partitivo. Come si esprime il complemento partitivo in latino? Ricaviamolo dagli esempi. Servi infelicissimi omnium gladiatores erant. Gli schiavi più infelici di tutti, omnium, erano i gladiatori. Una prima modalità con cui il latino esprime il complemento partitivo è il genitivo plurale, in questo caso la forma omnium, dall'aggettivo omnis omne. Consideriamo la seconda frase. Fabius promptissimus e legatis erat. Fabio era il più energico tra i luogotenenti. E legatis. Ecco una seconda forma con cui, una seconda modalità con cui il latino esprime il complemento partitivo. La preposizione e, che in genere indica il complemento di moto da luogo, e o ex a seconda del nome che segue, più l'ablativo legatis, l'ablativo plurale di legatus. L'altra modalità con cui il latino esprime il complemento partitivo è costituito dalla preposizione inter più l'accusativo inter legatos. Fabius prontissimus inter legatos erat. Fabio era il più energico tra i luogotenenti. Quindi, ricapitolando, il partitivo può essere espresso con il genitivo plurale, con e o ex più ablativo, oppure con inter più accusativo.